Buongiorno a tutti, quindi facciamo questa ripresa per fare un attimo l'aggiornamento sulle questioni che riguardano il problema dei precari. Noi avevamo sollecitato e allertato il Presidente sia con comunicati, con lettere e anche intervenendo personalmente perché preoccupati della scadenza di tre tempi determinati, il 31 agosto, che non erano stati ancora rinnovati, e per la scadenza di 62 tempi determinati, provvisoriamente inseriti sul conto terzi centralizzato, con scadenza il 30 di settembre. E avevamo anche minacciato la ripresa della mobilitazione in contemporanea, no, del Consiglio di amministrazione. Queste cose sembrano per il momento risolte, tant'è che non abbiamo fatto nessuna manifestazione il 26, ci eravamo incontrati il giorno precedente con l'amministrazione e quindi avevamo avuto assicurazioni che intanto i tre che erano scaduti il 31 di agosto erano stati rinnovati e che questi insieme ai 62 che scadono il 30 di settembre sono tutti rinnovati fino al 31 dicembre 2017. Il Consiglio di amministrazione del 26, oltre a provvedere a questa proroga, dovrebbe, il condizionale è d'obbligo perché ancora non abbiamo ufficialmente avuto delle precise indicazioni da parte dell'ente, ma dovrebbe aver definito anche un fondo di solidarietà da utilizzare per le scadenze di quei contratti a tempo determinato, i cui istituti hanno delle momentanee, no, difficoltà di reperire risorse. Quindi, con tutte queste iniziative e questi interventi, no, stiamo cercando di trasformare in atti concreti lo slogan Nessuno a casa. Fino adesso ci stiamo riuscendo, anche se qualcosa che magari qualche precario di cui non siamo a conoscenza nel frattempo, no, non viene rinnovato, no, non si capisce per quali motivi. Comunque c'è una, diciamo in questa fase, attenzione da parte dell'amministrazione a cercare di prorogare tutti i tempi determinati rispetto a questi che sono attualmente in scadenza. Certo, ci avremo un problema adesso poi il 31 dicembre per capire tutta questa grande massa di tempi determinati i quali sono stati tutti portati da maggio ad oggi a questa scadenza del 31 dicembre, sia su fondi ordinari che su fondi conto terzi, e quindi, no, si spera che poi ci sia una proroga complessiva per almeno fino a tutto il 31 dicembre 2018, ma sono cose che poi adesso affronteremo più avanti. Nell'incontro del 25 con l'amministrazione c'è stato un impegno a convocare una riunione con le organizzazioni sindacali per metà ottobre, grosso modo ancora deve essere definita bene la data, dove parlare di piano di fabbisogno. E quindi quella è la sede, no, dove andare a definire anche, no, tutte le varie diciamo, applicazioni, perché dentro questo tavolo noi vorremmo cominciare a discutere di quelle che sono, no, le procedure di stabilizzazione, facendole partire da subito con un avviso pubblico per quanto ci riguarda e quali sono i criteri. Intanto è urgente definire, proprio per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, quali sono i criteri e quantificare gli scorrimenti delle graduatorie degli idonei che abbiamo in piedi. È urgente perché il 31 dicembre scadono molte graduatorie e se non dovesse esserci il decreto milleproroghe e un'ulteriore proroga all'interno di questo decreto, no, diventerebbe tutto più complicato. Il 25 ci è stata confermata la possibilità
concreta di poter riprendere i posti tagliati dal decreto che metteva in mobilità il personale delle province. Quindi noi abbiamo 8 posti di collaboratori di amministrazione, riprendendo questi posti si può fare lo scorrimento immediato della graduatoria del concorso riservato attualmente di 10 posti, e ce ne sono altri 10 di operatore tecnico che sono stati tagliati sempre nei concorsi riservati, anche se non per quanto riguarda il discorso della mobilità delle province, ma il taglio è derivato dalla riduzione del turnover che era stata inserita dalla legge finanziaria del 2015. Quindi anche qui stiamo cercando di recuperare queste situazioni, però quello che sta facendo adesso l'ente, probabilmente in previsione di questo incontro che dovremmo fare a metà ottobre, sta facendo il censimento di tutte le graduatorie degli idonei, verificando quali sono le posizioni del personale con contratto a tempo determinato e del personale con assegni di ricerca. Abbiamo poi la necessità di prorogare gli assegni di ricerca anche dopo il sesto anno e la necessità di rinnovare i CoCoCo dopo il 31 dicembre del 2017, perché in base alle normative in vigore sia gli assegnisti che i CoCoCo non potrebbero essere rinnovati. Noi stiamo dicendo all'ente che applicando un comma dell'articolo 20 è possibile prorogare sia i CoCoCo e sia gli assegni dopo il sesto anno, in attesa della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Quindi è importante intanto far partire le procedure di stabilizzazione, che come ricorderete, il comma 1 per noi non ci sono dubbi, è e resta un automatismo ripartito in 3 tranche, con una graduatoria secondo noi fatta per anzianità di tempo determinato, no? E che comunque adesso vedremo il discorso delle risorse, ma non potrà essere, per quanto ci riguarda, il problema delle risorse un elemento che ostacola la stabilizzazione di tutti i tempi determinati che hanno il requisito dei 3 anni. Abbiamo un problema per le chiamate dirette, vedremo se la circolare della funzione pubblica che stanno predisponendo e quindi di rapida emanazione se scioglierà questo nodo e poi abbiamo il problema del comma 2, concorsi riservati, che deve essere applicato. Anche qui dovremmo verificare dopo il censimento fatto quanti sono gli aventi diritto del comma 2, dove sono, ripetiamo, concorsi riservati e non riserva di posti in concorsi pubblici. Allora, qui non c'è dubbio, per quanto ci riguarda, che i destinatari sono i CoCoCo che hanno i 3 anni, sono i tempi determinati che non rientrano nel comma 1, ma che raggiungono i 3 anni con il tempo determinato e i contratti flessibili, e per quanto ci riguarda sono anche da considerare gli assegni di ricerca nel comma 2, perché molti di questi assegni di ricerca, anche se l'assegno di ricerca nasce come uno strumento di formazione, però il più delle volte è un assegno di ricerca, sono dei tempi determinati camuffati, no? Perché addirittura sono loro i formatori di altro personale, quindi devono rientrare all'interno del comma 2. Su questo non abbiamo dubbi, e quindi ci stiamo battendo su questa situazione. Quindi, proroga di tutti i tempi determinati in scadenza fino al 31 dicembre 2017 e poi vedere la proroga per il 2018. Avvio delle procedure di stabilizzazione, quindi tenere un tavolo aperto dove si definiscono tutti i criteri e le procedure, scorrimento delle graduatorie degli idonei prima della fine dell'anno in modo da non far scadere queste graduatorie,
rinnovo dei CoCoCo e degli assegni di ricerca che hanno, no, che sono in queste condizioni, che hanno superato i 6 anni oppure che scadono il 31 dicembre del 2017. Questi sono dei punti per noi irrinunciabili. L'appuntamento è per il 4 ottobre al MIUR, dove abbiamo già ricevuto, CGIL CISL UIL, la conferma di un incontro per le 13, no? Quindi adesso vedremo la delegazione del MIUR che verrà a questo incontro, dove cercheremo, no? E dimostreremo che ci devono essere tutte le condizioni per poter finanziare queste stabilizzazioni anche agli enti di ricerca, come è avvenuto in altri settori, soprattutto nella scuola. Grazie, e l'appuntamento è al 4 ottobre, davanti alla scalinata del MIUR, con l'obiettivo che non consentiremo a nessuno di non utilizzare questa irripetibile opportunità di stabilizzazione di tutti i precari aventi diritto. Questa è la nostra ferma posizione, indipendentemente da risorse aggiuntive, no, che possano venire all'interno della finanziaria, dove siamo tutti impegnati a cercare di reperire. Grazie, buongiorno a tutti.